continuamente Gesù ha predicato il regno di Dio oppure il regno dei cieli. Il regno dei cieli è in mezzo a voi. Noi siamo i cittadini di questo regno. E il regno dei cieli è proprio la presenza stessa di Gesù in mezzo a noi, che fa di tutti noi un popolo solo, il popolo di Dio. Oggi noi, celebrando la solennità di Cristo Re dell'Universo, vogliamo proclamare la sua signoria. Si dice la parola di Dio: chi riconosce che Gesù è il Signore sarà salvato. E noi quest'oggi vogliamo riconoscere la signoria di Gesù e vogliamo assoggettarci a questa signoria. È una signoria di libertà, non di oppressione. Una signoria che porta a quello che noi leggeremo fra poco nel prefazio: regno di giustizia, di pace, di gioia, di verità, di santità. Sì, è questo il regno di Dio. E Gesù realizza tutte queste cose nei nostri cuori. Noi potremmo sentirci dispersi. Quante volte abbiamo proprio questa sensazione di solitudine? Ma se noi facciamo un atto di fede, riconosciamo che non siamo dispersi. Veniamo da Dio. Siamo figli suoi e Dio si prende sempre cura dei suoi figli. Vediamo la parola di Dio come annunzia questi concetti che ho anticipato. La prima lettura dal libro del profeta Ezechiele parla di Dio come un pastore. Ed è Dio stesso che parla. Io stesso cercherò le mie pecore, le passerò in rassegna, cercherò quelle disperse, le radunerò da tutti i luoghi, andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita, curerò quella malata, avrò cura della grassa e della porta, le pascerò con giustizia. Sono tutte espressioni che esprimono un impegno da parte di Dio: io farò. Notate anche la solennità con cui Dio dice questa espressione: io farò tutto questo. Il Signore è il nostro pastore. E il pastore è quello che si prende cura delle sue pecore, del gregge, e fa tutto quello che è necessario perché il gregge sia in sicurezza. Il Salmo 22 che noi abbiamo proclamato è il Salmo del buon pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Perché non manco di nulla? Perché è Lui che si prende cura di me. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, sul pascolo erboso mi fa riposare, d'acqua tranquilla mi conduce. Ecco perché non manco di nulla. Bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato un brano della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Si parla di Cristo primizia dei risorti. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco, la regalità di Cristo è una regalità di vita. Lui ci coinvolge tutti nella sua morte, ma ci coinvolge anche tutti nella sua risurrezione. Naturalmente tutto questo è un messaggio di fede. Noi non potremmo dire nulla con la nostra ragione di questo nostro futuro glorioso, della risurrezione anche del nostro corpo in Gesù risorto. Ed è proprio questo la straordinarietà della nostra fede, che ci dice qualche cosa che ci esalta, ma nello stesso tempo ci sentiamo piccoli piccoli nella nostra intelligenza. Siamo chiamati
a una vita eterna. Tutto il Vangelo ci invita a credere in questa vita eterna, che va al di là del momentaneo. Anche la parola di Dio di quest'oggi, il Vangelo, le ultime parole sono proprio queste: i giusti andranno alla vita eterna. Quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche il Figlio sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. E qui in Gesù, che ricapitola tutta la creazione, tutto è sotto il potere di Dio. La festività della solennità di Cristo Re dell'Universo ci dice proprio questo, che Gesù è la sintesi della realtà, è la sintesi della storia. Lui riepiloga in se stesso il progetto di Dio, che è un progetto di vita e un progetto d'amore. Nel Vangelo noi abbiamo ascoltato il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che parla del giudizio. Gesù in un modo particolare manifesta la sua onnipotenza su di noi in questa sua capacità di giudizio. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli e ci sarà una distinzione di benedetti e di maledetti, di buoni e di cattivi, di giusti e di ingiusti. E la discriminante del giudizio di Dio è proprio come noi abbiamo aiutato i fratelli. Domenica scorsa abbiamo celebrato la giornata del povero e già Papa Francesco dell'Angelo ci ricordava che Gesù è venuto proprio per annunziare questo: essere vicini al povero. Io posso dire di amare Dio se io amo i fratelli, soprattutto nel loro momento di bisogno. E saremo giudicati su come noi ci siamo impegnati nella vita, non sul numero delle Ave Maria che abbiamo potuto dire. Avevo fame, mi hai dato da mangiare. Avevo sete, mi hai dato da bere. Ero nudo, mi hai vestito. Ero straniero, mi hai visitato. Ero in carcere, ero malato, tu mi hai visitato, mi hai curato. Vieni, benedetto, nel regno del tuo Signore, preparato fin dall'eternità. E così parla di regno. Questo regno di Gesù è il regno in cui noi siamo chiamati, siamo invitati. Tutto ciò che farete al più piccolo dei miei fratelli, lo farete a me. Tutto quello che avete fatto ai più piccoli miei fratelli, l'avete fatto a me. Ad altri invece dirà: andate maledetti, perché tutto quello che non avete fatto ai più piccoli non l'avete fatto a me. Andate maledetti. È una tristezza grande. Noi che celebriamo Dio amore, questo Dio amore che è anche giustizia, a qualcuno dei suoi figli deve dire: vai maledetto. È qualcosa che supera anche la nostra riflessione umana, ma è così. Esiste l'inferno, come esiste anche il paradiso. Io vorrei proprio concludere questo momento di riflessione proprio sottolineando questa nostra altissima dignità. Siamo figli di Dio, siamo chiamati a benedizione. La nostra eternità dipende dall'oggi. Ogni nostra scelta, ogni nostro istante che viviamo, dal modo come noi lo viviamo, dipende la nostra eternità. Siamo noi che in qualche modo ci emarginiamo dall'eternità se non lo viviamo, questo nostro istante, come Dio vuole. Signore, grazie, grazie, grazie. Sei Padre, sei Pastore, sei Giudice, sei amore misericordioso infinito. Amen, amen, amen.